Some respite in inglese significa un po' di rispetto e l'edizione del Criterium Varesino, andata in scena sabato 31 luglio, è stata di tutto rispetto, con il successo del puro sangue che si chiama appunto Some respite, figlio di Glen Eagles, a sua volta figlio di Galileo. Il due anni della scuderia cocktail di Pietro Barbarito e Giampiero Soccini, già secondo a Milano nel De Montel dietro a Don Chicco, allievo di Agostino Affè, appartenente al mercante d'arte antica Luigi Colasanti, ha dominato dal primo all'ultimo dei 1500 metri della Listed Varesina, regalando all'allenatore Bruno Grizzetti l'undicesimo successo nel Memorial Virginio Curti e la prima affermazione al fantino Fabio Branca e ai proprietari, ben rappresentati dalla voce ricca di entusiasmo di Marco Barbarito. Ci tenevamo tanto perché poi noi siamo qua di Varese, vincere a Varese è sempre bello, soprattutto un criterio che è ritornato come listed e speriamo di portare questo status di listed più avanti nelle corse, quelle che saranno a settembre, ottobre di Milano, le corse buone. Da questo cavallo Sam Respect, da quando è Puledro, che lo seguo da quando Bruno è qua a Varese quasi tutte le settimane, ho subito notato che aveva qualcosa di speciale, un cavallo che si prestava molto bene ai lavori, era molto spiccio, è stato messo in pista dritta inizialmente che si pensava potesse prestarsi più alla velocità, però alla fine da quando è passato al 1500 il cavallo è proprio cambiato. Abbiamo vinto subito la Maiden a 1400, poi abbiamo fatto secondo nel De Montel, ma siamo stati sfortunati per un intraccio in curva, il cavallo ha scartato, abbiamo perso dei metri preziosi e oggi si è rifatto con gli interessi, abbiamo vinto questa corsa, ha vinto meritatamente e siamo molto contenti. Io ho fatto un po' il passeggero, era comunque il netto favorito, veniva dal secondo posto nel De Montel, sfortunato, è un cavallo molto cavallo buono che ci fa sognare insomma per il futuro. Tra l'altro non avevo mai vinto il Criterium di Varese, quindi è stato anche una cosa in più. Beh, questo è un calo che mi fa sognare e quindi ci avrà, insomma, ora andiamo incontro all'autunno, tra poco, insomma, facciamo finire prima l'estate, però sono cali che rivedremo in autunno e con insomma, il sogno di insomma, dei grandi appuntamenti, diciamo. Cosa ti porta i cavalli nel cuore? I cavalli nel cuore? Questa è una bella domanda, non lo so, ci sono nato, ce l'ho da quando sono nato ce l'ho nel cuore. Che bello! Che bello.